Dopo quasi 130 anni di storia, il faro della guardia sull'isola di Ponza, come vigile, fedele testimone, continua a fare il suo lavoro fornendo ogni giorno ai naviganti la necessaria sicurezza. Il suo occhio luminoso è ancora attivo e brillante, ma la sua struttura, come vedete, è in grave pericolo. Per circa 90 anni il faro è stato abitato dai guardiani e dalle loro famiglie, che ne hanno avuto cura e lo hanno protetto. Ma ormai da 40 anni questo non succede più. Tuttavia, queste persone che hanno vissuto e lavorato in questo remoto luogo dell'isola hanno lasciato tra queste mura una storia che va ricordata e salvaguardata. Pur essendo passati tanti anni, ancora oggi, ci sono testimoni di quel periodo, come Biagio Vitiello ed Enzo Di Fazio. Entrambi conservano cari ricordi legati al faro e ne parlano sempre con grande emozione. Fa degli effetti strani il faro, cioè poi ricorda l'infanzia, cioè tutti quanti sono stati al faro come giovincelli e ragazzini, quindi io ricordo questo periodo della mia infanzia quando mio padre stava lì, quindi mi ricordo quando venivano i controlli dei superiori a fare l'ispezione, mi ricordo le gite che si facevano, oppure le pescate, che andando al faro poi di notte si andava a pesca. La prima volta che ho visto il faro della guardia è stato in una giornata fredda del mese di dicembre del 1954. Avevo da pochi giorni compiuti 7 anni e fino ad allora avevo sentito parlare del faro solo attraverso le parole sentite da mio nonno Silverio, nonno materno, che per tanti anni era stato guardiano di quel faro. Mia madre sempre mi raccontava che io da piccolino, 4-5 anni, vedevo mia sorella più grande di me, di circa un anno e mezzo, che andava la sera con mio padre al faro e quindi facevano lì una cena frugale e poi lei su una sedia che lavava i piatti che si sporcavano in pochi. E mi ricordo, mi venne anche a me il desiderio di andare un pomeriggio al faro. Però siccome... Nonno aveva un'adorazione per questo faro, per la sua grandezza, per la sua importanza, e diceva che costruito nel 1886 era uno dei fari più importanti d'Italia, sicuramente era il più importante del Basso Tirreno. E aggiungeva anche che stare lassù era come essere sospesi tra mare e cielo. Io vi sono andato appunto con mio padre in quel dicembre del 54, perché papà vi faceva servizio, vi prestava servizio da alcuni mesi, essendo stato trasferito dal faro di Zannone. In effetti, il faro per me è stato una palestra dove ogni giornata era una lezione di vita. Diciamo che a quell'età, a 8 anni, no, ho imparato a conoscere i venti proprio stando sulla torre del faro. Perché papà mi aveva detto che tu quando vedi il brutto tempo, i nuvoloni che vengono dalla parte di Zannone, significa che sta arrivando il levante. Quando invece noti che i cavalloni, il mare grosso dalla parte di Palmarola, significa che ci abbiamo il ponente. A proposito di ricordi ed emozioni,
È con l'elicottero che vedete alle spalle di Enzo che alcuni anni fa vidi il faro della Guardia la prima volta. Il pilota e amico Massimiliano quel giorno mi fece un grande regalo e da quella prima esperienza nel tempo se ne sono aggiunte altre, tutte vissute con grande emozione. Ora il faro della Guardia fa parte ogni giorno dei miei pensieri. Dal 1975 è intervenuto il sistema di funzionamento automatizzato, cioè che ricorre al cosiddetto sistema delle valvole solari. Infatti dal 1976, appena l'anno dopo, il faro ha perso la custodia dei guardiani. Ovviamente ciò che cosa ha comportato? Ha comportato che il faro incustodito fosse oggetto di azioni da parte di ladri e atti vandalici da parte di gente senza scrupoli. I primi attraverso diverse occasioni lo hanno derubato di tutto ciò che era derubabile. Penso per esempio alle persiane delle finestre, agli infissi, tant'è che allo stato attuale le finestre del piano terra del fabbricato sono state murate con delle pietre. E penso ad alcune suppellettoli, alcuni arredi che portandoli via ovviamente hanno portato via anche una parte della storia del faro. Nella reggenza ci stava anche tutto il completo per posare bicchieri e forchette da usarsi quando venivano i superiori e tutte quelle ceramiche erano fatte da Reggio Marina, ceramica di Capo di Monte. Poi la posateria, forchette, cucchiai e cucchiaini erano tutti di argento massiccio con scritto sopra ancora RM, Reggio Marina. Ah, Reggio Marina. Pure quello è sparito. E poi ci sono gli atti vandalici di gente sconsiderate che commesso degli abusi sul faro per il semplice gusto di fare danno, perché probabilmente anche perché frustrati dal fatto di non aver più trovato niente da rubare, perché ormai in quel faro non c'è più niente da rubare. Altre responsabilità ce l'ha il tempo. In cui si sono inserite l'incuria, la mancanza di interventi, la mancanza di manutenzione da parte anche degli enti da cui il faro dipende. E ovviamente il tempo con incuria e con abbandono l'ha portato nelle condizioni attuali. Nel 2012 il faro è balzato all'attenzione della stampa, dei media e di tutti coloro che hanno a cuore la sorte dei fari, grazie al sesto posto che ha raggiunto nell'ambito nella classifica finale della campagna dei Luoghi del Cuore promossa dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Totalizzando in quella circostanza 31.123 firme di adesioni. Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno dell'Associazione Culturale Consaraconda, di cui mi onoro di essere presidente, alle tante altre associazioni dell'isola di Ponzi e a tanti cittadini e ovviamente al sostegno continuo del sito web Ponzaraconda. Nel 2013 non è andato a buon fine un tentativo da parte del Comune di Ponza di ottenerne l'attribuzione a titolo gratuito. E dal 2014, dall'anno dopo, il faro
è stato inserito in un percorso di valorizzazione attraverso la Difesa Servizi, che è una società a partecipazione completamente statale. Lo scopo ovviamente è anche quello di sottrarli al degrado. Ed è proprio di quest'anno una importante iniziativa messa a punto dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con il Ministero della Difesa, con il Ministero dei Beni Culturali, per valorizzare tutta una serie di beni di proprietà dello Stato, tra cui i fari. Il progetto si chiama Valore Paese, nell'ambito del quale trovo una specifica collocazione il altro progetto Valore Fari. E lo scopo è quello di dare in concessione questi beni per un periodo cinquantennale, per un uso turistico ricettivo, però nel rispetto dell'ambiente e delle identità territoriali. Questo è un fatto importante. Il 12 di ottobre saranno resi noti i bandi per l'assegnazione dei primi 11 fari selezionati. Sono 11 fari che sono sparsi tra le regioni della Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Toscana. E poi successivamente il progetto dovrà interessare altri fari, fino ad un numero di 150, tra tutti quelli sparsi tra gli oltre 8.000 km di coste della nostra penisola. E noi ovviamente speriamo che prossimamente anche il faro rientra in questo processo di valorizzazione. Il nostro sogno, diciamo, è quello che un domani, nel momento in cui la valorizzazione interesserà il faro della Guardia, possa essere dato in concessione a noi, ad un gruppo di un consorzio di associazioni e cooperative, poterlo restituire alla fruibilità pubblica, la massima fruibilità pubblica. Questo è il nostro sogno, quello di fare in modo che questo luogo possa continuare a raccontare la sua storia, che possa, in che modo? Attraverso per esempio la realizzazione di un museo, attraverso la realizzazione di un punto di osservazione ornitologico per il passaggio degli uccelli migratori, attraverso la ricostruzione degli ambienti dove hanno vissuto i guardiani e le loro famiglie, e perché no anche attraverso la realizzazione di una piccola foresteria in modo da poter ospitare qualcuno che abbia così la voglia, il sogno di poter vivere magari delle situazioni particolari in un posto così suggestivo, magari provare quelle stesse emozioni che io ho avuto la fortuna di provare da bambino e anche successivamente da adulto. Ci auguriamo di cuore che il Faro della Guardia, così pieno di storie e di ricordi, continui a regalarci grandi emozioni. E ci auguriamo che i recenti sviluppi e propositi si possano concretizzare e possano fermare presto il suo degrado, restituendo questo gioiello della comunità di Ponza a tutti coloro che hanno mostrato di amarlo così tanto.